Buongiorno a tutti e a tutti, ma brevemente non sarà molto lungo. È importante mostrare solidarietà verso la società civile. Sono tornato ieri dal confine polacco-ucraino. La situazione, vabbè, non serve neanche che ve lo dico, è tragica. Ci sono migliaia, decine di migliaia ammassate in paesi piccolissimi. Solo nel paese dove sono stato io, scusate la pronuncia, non lo dico perché lo sapete tutti, è il comune dove sono andato a fare i selfie Salvini. Ci sono 65.000 persone che attendono di andare via. La cosa più importante è un invito anche che faccio, fermiamo questa raccolta scellerata di beni inutili, perché credetemi, arrivano, non vengono date alle persone che hanno bisogno, non c'è nessun coordinamento europeo sul territorio, quindi arrivano camion, vengono scaricati sui prati davanti a questi centri dove ci sono le persone dentro. Immaginate il Vale Center con i negozi vuoti di merci ma a carico di persone, e quindi l'unica cosa di cui hanno bisogno è andare via dalla Polonia, perché il governo polacco non sta facendo niente per rendere dignitoso questo passaggio delle persone. Quindi è un invito che faccio, sostenete, noi lanceremo una raccolta per continuare a garantire un passaggio sicuro settimanalmente a queste persone. Non volete farlo con noi, non importa, finanziate quelle associazioni, donate, bastano 10 euro, risparmiate i soldi della spesa, ma donateli a quelle associazioni che fanno viaggi e portano la gente in posti sicuri. Lì in Polonia non possono stare, è una vergogna. Vi faccio un invito anche, smettiamola anche di finanziare quelle grosse associazioni delle Nazioni Unite, non sono sul campo, l'UNHCR non è al confine, non stanno facendo niente. Quindi invito personale, aiutate queste persone, se veramente c'è buon cuore, a portarle via da là. È la cosa più umana che possiamo fare. Quindi va benissimo, è l'emozione, mandare aiuti, camion, sicuramente poteva essere un segnale, ma vi porto un'esperienza personale. Purtroppo è inutile, lì non ci sono campi stazionari, non ci sono tende, la gente non vuole stare ovviamente. Ci sono negozi di 10-15 metri quadri con 100 persone, bambini piccolissimi. Diamoli umanità, portiamoli via, corridoi umanitari subito. Per fortuna non ci sono controlli. L'unico controllo che viene fatto alla frontiera italiana, devo dire la verità, non fanno grossi problemi. Quindi portiamoli via. Lì ci sono pullman dalla Germania, dalla Norvegia. Cerchiamo di fare dei passaggi sicuri, si sta creando un problema anche economico e di sciacallaggio. Ho visto per pullman anche di ditte italiane che sono fermi là in attesa che la gente li paghi per portare via, e questo non possiamo permetterlo, ma dipende da noi, dipende dalla pressione che facciamo anche al governo italiano. Com'è possibile permettere che dei pullman italiani si facciano pagare per portare via i profughi? Facciamo dei corridoi sicuri, fidatevi delle persone che vanno, noi ci mettiamo la faccia pubblicamente come officina 31021, renderemo tutto pubblico, le donazioni che ci verranno saranno finalizzate a portare la gente qua. Buongiorno a tutti, credo che molti di voi mi conoscono, sono Giuliana Ciocchi, che è l'assessore alle pari opportunità. Il nostro comune si è mosso subito, che la nostra amministrazione si è messa subito in moto per cercare di trovare degli alloggi per le persone che stanno arrivando. Qui a Mogliano abbiamo 154 residenti di nazionalità ucraina e stanno portando a casa i loro cari. E naturalmente non arriva uno o due bambini insieme con la mamma, arrivano nuclei familiari. Ci sono delle persone che queste settimane dormono in 11 in una casa da 50 metri quadri. È difficile alloggiarli. Da parte del governo ancora non abbiamo un DPCM che ci dica esattamente come muoverci. La prefettura ci dice trovate alloggi. Siamo soli. Ci stiamo muovendo per trovare delle degne abitazioni.
Tante buone persone hanno messo a disposizione nella loro casa una stanza con un bagno, ma quando chiediamo alle persone che arrivano di separarsi, non vogliono uscire dal loro nucleo familiare, vogliono muoversi tutti insieme. Quindi ci troviamo con 5, 6, 7 persone da collocare e le stanze non sono sufficienti, quindi attenzione a portarli a casa. Sì, indubbiamente devono scappare, però dobbiamo anche dare la dignità, non possiamo fare un campo profugo, perché poi loro devono rimanere qui e devono avere il giusto, la giusta dignità. Questa mattina è stata la seconda volta che abbiamo fatto il carico, però non è andato all'estero. Abbiamo portato tutto nel centro pastorale, che è qui dietro, in Via dei Gasperi, perché da lunedì ci sarà la distribuzione di beni di prima necessità, dal cibo al pannolino, a quello che può servire, latte in polvere, tutto quello che è stato racimolato, e le persone dovranno andare lì, però non così a caso, ci sarà un triage, perché nell'ufficio delle pari opportunità c'è già un elenco di tutti quelli che si sono registrati qui a Mogliano, quindi quelle persone andranno a prendere i beni di prima necessità. È stata fatta anche una la spesa donata, sono stati fatti dei voucher con i supermercati e alla Caritas sono stati dati questi voucher, così la gente può andare a comprarsi quello che vuole mangiare anche, perché noi offriamo pasta e sugo, loro sono abituati a mangiare zuppa di verze, goulash, quindi hanno bisogno di generi alimentari diversi, e quindi dando il buono anziché dare il pacco di pasta diamo più dignità anche in questo caso. Quindi cerchiamo di darci una mano di trovare delle, la prefettura ci diceva, trovate dei mini hub da 50 posti, vogliamo o non è? Se qualcuno di voi conosce qualche realtà che può mettere a disposizione questo, ben venga. Io mi sono fatta partecipe questa mattina perché abbiamo un nucleo che è alloggiato in un albergo, che pagava 80 euro al giorno e ha fatto una convenzione per pagare il minimo trovando uno sponsor, perché per ora il governo non ci dà niente, per cui dobbiamo arrangiarci. Il comune metterà, adesso lo farà questi giorni, metterà il codice IBAN come abbiamo fatto durante la pandemia, il codice IBAN per le donazioni, e queste donazioni verranno devolute a queste persone che sono ospitate nella nostra città. Quindi l'appello che vi faccio io, se qualcuno conosce strutture capienti che diano dignità a queste persone, a questi nuclei, perché sono arrivate mamme con bambini disabili, donne incinta, non possono andare a casa di una persona buona di cuore, una donna che domani partorisce, perché c'è il puerperio, c'è il bambino, ci sono le visite mediche, cioè è una serie di cose. Per quanto riguarda l'arrivo, dall'uso ci hanno detto che la prima cosa indispensabile è fare il tampone. Fare il tampone alla dogana, ci sono gli orari della mattina per fare il tampone, perché quella è la prima registrazione. Ricordiamo che la maggior parte delle persone ucraine non ha la vaccinazione, ma non solo la vaccinazione anti-Covid, neanche quella contro la poliomielite, e ci sono dei focolai di poliomielite, quindi dobbiamo garantire la salute a loro e a noi stessi e alle persone che ospiteranno. Quindi queste sono le cose fondamentali. Il tampone, una volta che è stato fatto il tampone, chi è presso le case viene registrato in comune, quindi la questura sa quante persone abbiamo. Per il momento diamo questi generi di prima necessità finché il governo non ci dà la disponibilità economica per poterli equamente soddisfare. Quindi l'appello è troviamo alloggio. Grazie. Gentili signore e signori, sono in panni e papagnoli. 24 febbraio è diventato un giorno terribile per il nostro paese. Il mondo intero rabbrividì alle notizie diffuse. La Russia ha attaccato l'Ucraina di notte, senza dichiarazione della guerra. Nei primi minuti di guerra abbiamo provato shock, paura, panico, disperazione, paralisi, ma il dolore universale ci ha unito come mai prima d'ora. Siamo diventati una grande famiglia unita che da 17 giorni di combattimenti sta difendendo il suo diritto alla libertà, il diritto di dipendenza, il diritto di salvare la propria patria. Tutto il mondo sta guardando
come le forze armate dell'Ucraina degnamente rispondono all'offensiva russa e in alcune zone di combattimento respingono il nemico. La guerra è condotta non solo dai nostri coraggiosi soldati, ma anche dalla popolazione che abita nei paesini, villaggi, nei città e ovunque ci siano nemiche. Il potere russo ha inviato nei nostri territori i suoi carnefici con la causa di liberarci da noi stessi. Ma nel primo secolo, quando il mondo è globalizzato, può succedere che un popolo invada un altro popolo nel suo territorio con l'intenzione di sterminarlo, distruggere esercito, governo e sottomettere intera popolazione con ossessivo desiderio di ripristinare l'impero russo. 30 anni fa Ucraina ha scelto il suo percorso di sviluppo, scelse che fosse per integrazione europea e non per mezzo della schiavitù russa. La nostra storia narra che noi non abbiamo mai attaccato nessuno. Siamo un popolo pacifico che in questo momento difficile dovrebbe difendere i propri diritti pagando il prezzo più alto, la vita. E ahimè, non solo i nostri valorosi soldati danno la vita sul campo di battaglia, ma anche la gente comune che viene coinvolta contro la sua volontà in questa crudele e folle guerra. Gli eserciti russi non si sono schierati contro altro esercito, ma bensì contro la popolazione interna, bambini compreso. Che tipo di guerra è? Una guerra che non si combatte su campi di battaglia, ma nelle centri abitati, contro gli ospedali, contro asili, scuole, università, musei. Sotto i bombardamenti e le esplosioni di bombe muoiono bambini, donne, anziani. È impossibile organizzare corridoi umanitari. Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, Borodianka, Levaka, Nizhny e tanti altri città sono diventati città martiri. Da sempre abbiamo studiato che le guerre sono combattute dai soldati. Questi non sono soldati, ma criminali di guerra, senza onore e senza dignità. Ogni promessa... Ogni promessa fatta dal governo russo è stata disattesa, creando illusorie aspettative da parte del popolo ucraino. Mondo, Europa, ma quante vite, quante case, quante bombe, quante lacrime, quanto sangue dovrà vedere prima di accorgersi che una intera popolazione potrebbe non esserci più. Cosa deve fare il nostro popolo perché il mondo si accorga di noi? Quanto tempo dovrà passare ancora prima che chiudete i cieli sopra Ucraina? Quando prendete coscienza di adottare atteggiamenti più duri e determinati nei confronti della Russia? Vi siamo molto grati per l'introduzione di sanzioni senza precedenti contro la Russia, ma questo non basta. Le sanzioni, ahimè, non agiscono alla velocità della luce, come le bombe che distruggono le nostre città. Chiediamo aiuto a tutto il mondo, aiuto diplomatico, aiuto militare, aiuto finanziario. Dobbiamo unirci tutti quanti per fermare questo impero del male. Slava Ucraina!